Oggi per 3 minuti in TV intervistiamo Imma Venturo. Ciao Imma e ben arrivata in Italia. Ciao Eleonora, ciao a tutti. Imma Venturo esordisce nel mondo editoriale con questo piccolo libricino, Saziare la bulimia. Come nasce questa storia? In realtà questo è il diario del mio percorso di cura. All'incirca 16 anni fa sono stata ricoverata in un centro per disturbi alimentari e lì ho scritto il mio diario. Non era mia intenzione farne un libro, però per completare il mio percorso di rinascita è stato doveroso nei riguardi di me stessa farlo diventare un libro. Cosa ne pensano i tuoi parenti o i tuoi amici che ti conoscono personalmente e poi hanno visto che hai scritto una storia? Diciamo che è stata una sorpresa per tutti perché io l'ho tenuto ben nascosto proprio perché non era mia intenzione farne un libro. Nel momento in cui è uscito veramente da pochissimo, da appena un mese, le reazioni sono state molteplici. Aspetto ancora di raccogliere le reazioni delle persone. Quale messaggio vuoi trasmettere a tutti coloro che si ritroveranno tra le mani Saziare la bulimia? Il messaggio principale è proprio questo. Tu che mi stai guardando adesso con questo libricino che io ho nelle mani, tu non sei da sola, non devi sentirti da sola, perché questa era proprio la sensazione, è la sensazione che si prova, che prova un malato di disturbi alimentari. Pensi che si faccia troppo poco per quanto riguarda la sensibilizzazione verso questo argomento? Si fa sempre, sempre molto poco, sempre. Completa la frase, leggi il mio libro perché? Leggi il mio libro perché sono vera e cruda, sono io, potresti trovare tra queste righe un aiuto e una soluzione al tuo disagio. E quali sono i tuoi progetti futuri? Il mio progetto futuro è già iniziato, è la sensibilizzazione e la diffusione. Voglio andare nelle scuole, nei centri di disturbi alimentari, nelle associazioni, ovunque sia possibile dare una mano, ovunque sia possibile attraverso il libro, che è solo un mezzo, portare la mia esperienza e aiutare qualcun altro. E poi ci inserivo anche qualcosina per continuare. E dove possono acquistare il tuo romanzo? Il mio romanzo lo possono acquistare su Amazon, sia in versione cartacea che in versione ebook. Oppure contattarmi personalmente. Io ringrazio Imma Venturo per essere stata con noi. Ciao Eleonora, ciao a tutti e grazie. E vi ricordo che potete trovare recensione e intervista personalmente trattata da me sul blog di Eleonora Marsella, sul Quotidiano di Roma e altre riviste specializzate. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.